Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nella cucina Le Delizie di Rosy. Oggi andremo a preparare la pasta con pomodoro e rucola. Ci occorreranno del pepino oppure qualsiasi pomodoro, rucola, aglio e un pezzetto di peperone, dell'olio e un dado oppure del sale. Iniziamo con la preparazione. La prima cosa aggiungiamo un po' d'acqua perché io, come sempre, non uso mai il soffritto. Poi aggiungiamo il dado, 3 spicchi d'aglio, peperone a pezzettini. Lo lasciamo 2 cucchiai d'olio. Uso pochissimo olio e lo lasciamo bollire. Ora aggiungiamo i pomodori e giriamo di tanto in tanto fin quando sono ben cotti, fin quando diventa un sughetto denso. Una volta che il pomodoro è ben cotto, andiamo a eliminare i spicchi d'aglio. E andiamo a schiacciare con la forchetta in modo che diventa uniforme. Aspettiamo la cottura ultimata. Il pomodoro è quasi ben cotto, ora aggiungiamo la rucola. Lo facciamo bollire per altri 10-15 minuti con la rucola. La rucola non deve essere tagliata troppo sottile. Giriamo di tanto in tanto e continuiamo la cottura. Il sughetto è pronto, la pasta è cotta. Ora andiamo a versarla nel sughetto. Scoliamo la pasta. E mescoliamo bene. Con la fiamma ancora accesa. Ecco, la pasta è pronta. Grazie per aver seguito il mio video ricetta. Continuate sempre a iscrivervi al mio canale. Seguitemi sempre. Potete seguire anche la mia pagina, con messo il link sotto il video. Vi auguro a tutti una buona giornata e un buon pranzo. A presto, ciao a tutti.